Valizzi, Valizzi, Valizzi. The toxicity of our city, of our city. Yo, what are you on the world? How you on the zona? The zona. Now, somewhere between the sacred silence and sleep. Somewhere between the sacred sea. The zona, the zona, the zona. Vario, ragazzi, ma cos'altro possiamo offrire questa mattina? Cos'altro possiamo offrire? Valizzi, Valizzi, Valizzi. Comunque la più bella è Mariolella Cuccarini, raga, fate come pare. Sì, Mariolella Cuccarini chi è? Scusa. Lorella. Ah, Lorella, ma oggi cos'hai? Hai la lingua rotolata. Oh, 4:40, che c'ho, Che ci ha fatto qua lingua zanotte? Ma intanto fatta affari tua, 59 anni Lorellona, non è la presentatrice, ma fa vabbè, tutto. Ma Lorella lei sembra finta, ragazza. Scusa, vabbè, ma magari che ne so, ha mangiato un gelato, ma scusa, ma non è possibile. Dormivo, sei tu che fai quelle cose strane tutta la che notte. Che cose strane tutta la notte? Vabbè, ma adesso come al solito deve andare al bagno e sfrutta la minima occasione per andare al bagno. Lorellona numero uno, ragazzi. Ho capito. Ha o no la lingua rotolata stamattina? Sì, ma sono capito, no? Raga, ma abbiamo ricominciato con un orario senza senso. Allora vedo, magari semplicemente Semplicemente lavoro un'ora più detesto qua da prima e sono stanca. Ma non è che t'ho detto, non è che t'ho detto i morti, t'ho detto, magari avrai lo spero pure per te, insomma, no? Ma fatta affari tua. Ma ho capito, fammi affari miei. Ma gli affari di questa. Gli affari nostri sono nostri. Sì, nostri, al limite non di tutti, tra l'altro. Cioè noi condividiamo anche le nostre esperienze, ma no? Insomma, all'interno dipende di questo spazio. Valizzi, Valizzi, Valizzi. Lei sulla sua vita privata è estremamente omertosa, quindi non riservata, molto. Anche questo è un tema omertosa. Si può dire riservata, esatto, molto semplicemente. Esatto. Ma lei sui cacchi suoi in generale è estremamente omertosa, non ti dirà mai niente. Però secondo me dipende, non ti dirà mai nulla. Devi prendere nel contesto giusto Valentina per farla aprire, secondo me, Questo è anche un invito a Fabrizio Romano. Peraltro. Valentina perfetta, io, cittadina, diciamo, ideale di Corleone. No, Valentina risponde a questo attacco gravissimo. Io mi dissocio da tutto. Oggi da Corleone tutto. Vive nella legalità. Ma c'è, ma ci mancherebbe altro. Si parla della Corleone fiabesca che hanno raccontato vari Mario Puzzo, Francis Ford Coppola. No, Mario Puzzo, che è l'autore del romanzo Il Padrino, io rispetterei. Capito? Non è Quindi Mario Puzzo lo rispettiamo e da Puzzo no? Onestamente, da Puzzo non ha scritto un colossal. Ma tu non puoi saperci, cioè, però, nel senso, sì, però fa recensioni, però sui libri. Da Puzzo altrui. O Puzzo? Chi dei due? No, da Puzzo fa recensioni. Da Puzzo può recensire il romanzo di Puzzo? Penso che lo farà anche a breve. Forse l'ha già fatto. Come recensirebbe da Puzzo il romanzo di Puzzo? Così. Perfetto. Penso recensione stretta e sintetica. Non si può aggiungere altro. Ecco, ma il prossimo here we go sulla Roma, quando arriva? Valizzi, Valizzi, Valizzi. I detrattori di Mourinho, se Mourinho vincerà il campionato turco, diranno ma detto ormai è giusta quella, ma vince! Sì. Se invece non vincerà il campionato turco, manco il campionato turco è più in grado da vincere. Già un mal di testa, sono le 7:19. Va bene. Quindi è chiaro che l'errore è un disastro. È per questo che ti sto dicendo che secondo me è stato un errore proprio strategico da parte di. Doveva ritirare allora, scusa, in base a questo. No, secondo me. Allora, parliamoci chiaro. Io non penso Scusami, ipotizziamo con quel tono lì tutte le varie ipotesi. Va in Premier League e arriva ottavo con un club qualunque. È ballito! Amori, ormai giusto il campionato turco da rimasto, non sei più buono ma premiero. Ok, ma in Arabia Saudita a prendere i milioni e vince a mani basse un campionato comunque farlocco. Non credo, manco più Turchia, ma no! Va in Ligue 1 e arriva primo perché comunque non c'è grossa concorrenza. Ma tanto ormai Ligue 1 vale come il campionato turco. Quindi potremmo andare avanti dove va? Comunque c'è una risposta tremenda. È terribile. C'è un epilogo tremendo. Valizzi, Valizzi, Valizzi. Perché noi siamo a trasmissione di calcio, ricordiamo. Ok. Questo è un commento stupido, ammazza che cafonata sto format. No, in realtà è un quale commento format? Normale. Ah, quello d'Europa format d'Europa League. Quale format? Guardate che vi piacerà. Di cosa stiamo parlando? Da 20 minuti, Codomaccio. Vi piacerà.
Comunque per me si può definire furbo. Cos'è? Cosa? Oh mamma mia. Che scusate, succede? Quando parlo di calcio ogni tanto va via. Sarà uscendo. Lei dice no, dicevo, secondo me piacerà a tutti questo format qua. Questa ma perché? Formula. Sulla base di cosa? Ma perché non dovrebbe piacere? Ma perché? Scusa, spiega, tu dici piacerà a tutti, perché? Perché non dovrebbe piacere. Questa è la risposta. Ma che cacchio di risposta è? Tu spiega perché. Che domanda fai? Scusami. Ma spiega, secondo te, perché sarà meglio di quello prima? Tu spiega perché non dovrebbe piacere prima. Io non ho detto che non piace. Tu hai affermato che sarà un successo. Tu hai affermato è la più grande genialata. Ho detto allora, spiega perché piacere. No, tu hai detto piacerà. No, ho detto potrebbe, virgola, piacere, punto interrogativo. Che ha detto potrebbe piacere? Ha detto piacerà. Ha detto piacerà. Io ho chiesto. Ma scusa, potrà piacere questo format? Ha detto sì o no? Piacerà. Hai affermato. Anzi, con un po' il punto esclamativo. Riascoltando il podcast che mi ha appena mandato Vince Canzoni. Come è possibile? Ho detto, come fai ad averlo ascoltato? Detto, che sei in diretta. Chissà se potrà piacere questo nuovo format. Forse potrà piacere. C'è la possibilità che a qualcuno piaccia, ad altri no. Questo ma detto. Con grande entusiasmo, lo segnalo anche a Vince. In cabina di regia siamo pronti con la super classifica post, stranamente in orario. Palizzi, palizzi, palizzi. Ehi, è il momento che tutti aspettano. Perché? Tutti, faccio la guida, non ci ferma nessuno. Avete capito o no? Super classifica post. Mi sono rotto tutti i coglioni. Wow. La trasmissione imbarazzante. Wow. Tu ma sei uno scuregione. Leonardo c'è la fiata. Super classifica post. Abbiamo chiesto stamattina ai nostri, devi scuoterlo, ascoltatori, palizzi, 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 commenti rabbiosi. Il futuro di Pellegrini, risponde Emiliano Pulvirenti. E che cosa devo dire? E cosa devo, se volete andiamo in azione. Cioè sotto quell'aspetto, mi scusi Pulvirenti, se volete farlo sparire, se volete andiamo in azione. No, ovviamente chiediamo scusa a chi ci sta ascoltando. Questa è una parodia di un siciliano criminale, non è ovviamente un modo di rappresentare è chiaramente il siciliano medio. Un momento scherzoso, un momento scherzoso. È una parodia questa, chiaramente. Si gioca. Non stiamo minimamente dicendo che i siciliani farebbero fuori un giocatore della Serie A. No, mai. Non lo stiamo minimamente detto. È così, che questo è uno spazio goliardico, ricordiamo, esatto. Dal 4 giugno 2018 siamo qui e così si scherza su queste cose. Ecco, chi commetterebbe un omicidio è Kfayed Zedin, sicuramente. Chi ha commesso svariati omicidi. Comunque Pulvirenti diceva palizzi, palizzi, palizzi. Facciamo così, già che siete qua con me tutti e due, mi aiutate a fare gli auguri a una bimba meravigliosa che ci ascolta sempre. Povera bambina. Intanto saluto Andrea che è il mio amico e insomma, facciamo tanti auguri a Sara, se vi state zitti poi dopo. No, scusa, vale, dai. Poi ti do una bottiglietta, massa e menato, perché veramente me lo io sto aspettando il giorno in cui tu lo farai veramente. Cioè, che dobbiamo fare? Vabbè, dai, facciamo gli auguri. Perché non gli meni un giorno a questo? Gli facciamo tra un po', perché mi passa la voglia. Sara, aspetta là, gli faccio da due minuti, perché adesso voglio solamente mandare quel paese Cotumaccio. Vai pure lui a andare con i commenti. Scusami, non soltanto io. Scusami Valentina, ma cosa sta bevendo? Il succo di frutta? Buono. Il cappuccino di soia. Possiamo dire divagare, non è interessante. No, possiamo non si può dirlo, dire. Va bene. Palizzi, palizzi, palizzi. Luca di Bisceglie dice: mi aspetto una contestazione alla proprietà, a meno che domenica non uscirà un acquisto clamoroso. Disastro. È una cosa terribile. È sempre peggio qua. E insomma, intervenga a sto punto. È stato qui e c'è che. Dica. Io devo ringraziare, insomma, questa persona di cui non si può fare il nome. Ovvero? Questa persona di cui non si può fare il nome ha portato una bella busta di condizioni. Ah, e non puoi farlo il nome, Non Fabrizio. Si può fare il nome, no? No, non puoi. Però farlo, il discorso è che io sti condetti non mi posso mangiare. Perché? Perché stavo ancora in diretta, solo a fine blocco mi posso mangiare. Sta finendo. E sto blocco non finisce più. Aspetta poco. Sto blocco non finisce più. Il blocco più lungo della storia di 5 minuti. Vero. Allora io qua, secondo le ultime previsioni meteorologiche, sta per avvenire un fatto terribile. Ovvero? A livello proprio, come dire, a livello geologico. Cioè, sta per scatenare un Big Bang. Un Big Bang che rivoluzionerà proprio le costellazioni. Oddio, se apparirà. Oddio, se apparirà il Big Bang. Oddio, oddio, il Big Bang. Oddio, che dolore. È il Big Bang, oddio. Un pianeta raso al suolo. Un pianeta raso al suolo da sto fatto. Che dolore.
Allora, scusa Valentina, tu prima stavi per alzarti davanti a un mio brevissimo verso, no? Cioè, proprio brevissimo, davanti a una roba del genere, come se fa a rimanere ancora sì, in però studio? Scusa, questa cosa qui non è avvenuta durante un tentativo di augurio per una bambina. Questo va detto, però è stato un fatto, capito? Io credo che Valentina volesse farlo stante. Comunque a fine blocco, però dopo questa roba qua non so se avremmo detto. Ma il fine blocco è lungo. Quando smetti di parlare, i miei auguri li faccio. Vai avanti con i commenti da ascoltatori. Solo con me. Cioè, questo fa delle puzze lunghe due minuti. Ma soltanto li fa con me tutti i giorni, cioè, non è che non io pure pensa tutti ma i giorni. Ma io le contestualizzo, capisci? Ah, ho capito come devo comportarmi, ho capito allora. Vabbè, comunque Gabriella Irish Blossom Franceschini. Oggi non batti sul tavolo? Oggi no, perché devo stare buono adesso, dopo quello che ho fatto pochi minuti fa. Palizzi, palizzi, palizzi. Allora, Richard, abbiamo i 79 anni di Ian Gillan. Sì. Abbiamo i 28 anni di Virtual Insanity. Sì. Grandissimo pezzo dei Jamiroquai, abbiamo ascoltato prima, e anche i 61 anni di Joy Tempest, il leader, il frontman degli Europe, che abbiamo ascoltato in apertura di puntata. Tra poco arriverà un altro gran compleanno musicale. Dici la tua, è un po' che non ti sentiamo. Ma la Roma un po' vende Pellegrini invece di Dybala. Perché cazzo devono vendere Dybala e non Pellegrini? Volevo parlare di musica. Ce lo chiediamo tutti qua su dal Palazzo. Parlare di musica. Anche Richard è devastato, ragazzi. Cioè, però mi citi due grandi album, mi citi due grandi band, mi citi i Jamiroquai che hanno riscritto le regole del funk rock, mi citi i Deep Purple che invece sono stati simbolo dell'Inghilterra in tutto il mondo in un periodo in cui grande concorrenza li relegava marginalmente nel contesto musicale, però a differenza di altri che sono morti, questi sono rimasti vivi. E fammi salutare il mio amico personale Ian Pace, che è un grandissimo batterista, sì, non alla pari di John Macaluso, ma è un grande batterista. Vabbè, ma, Richard, vabbè, qui, altro da aggiungere? Volevi parlare di Dybala e Pellegrini? Sì, ma torniamo al calcio, visto che spesso mi dicono che non ne parlo. Secondo me. Ah, tu non ne parli? Sì. Beh, ma perché dovresti? Non rientra nelle tue competenze. Cioè, un'azienda, un club che sceglie di mettere sul mercato uno come Dybala e no uno come Pellegrini, de calcio, non si capisce un cazzo. Te l'aspettavi un Benson hai così anti Pellegrini? No, non mi aspettavo così calcissimo. Mi sono rotto le palle pure io, poi vi spiego questo perché. Questo dice tutto, signore. Se rotto le palle pure io. Collegarsi via cavo dal paradiso per vedere a Roma non è facile. Una volta che mi collego, che mi riesco a collegare, vedo ecco, Pellegrini. Se c'hai il cavo buono, daccio pure a noi. Se bagna quel gol, per me è un problema, capisci? Sì, forse ieri, se sei bloccato a Sonce, faceva pure una corte. Mi trovo in netta difficoltà. Palizzi, palizzi, palizzi. Tra l'altro, abbiamo un audio recente di Antonio Conte. Sentiamo il suo entusiasmo. No. Esatto. Non vedo giocatori nuovi ancora. Quindi poi mette un altro può essere più incisivo. Quindi, non so che dire. Guardi, ma per Lukaku? Romelu conosciamo tutti il suo valore, no? Sì. Conosciamo, no? E fin qui? Poi? Però un giocatore del Chelsea. Purtroppo sì. Senta, un'ultima domanda, Conte. Com'è il suo rapporto con il presidente De Laurentiis? Il mio rapporto. Sentiamo, Con il presidente. Vabbè, vedi. Non posso aggiungere altro. Qualcosa è cambiato. Non posso dire altro. Non ha detto nulla, scusi. Arrivederci. Che devo dire? Non posso dire altro. Vabbè, arrivederci. A me mi ha rotto le palle un quarto d'ora fa. Cioè, fa solo versi, due palle. Una cosa di Conte. Noioso. Proveremo andiamo però a ricontattarlo nei prossimi giorni. No, Palizzi, palizzi, palizzi. Però, visto che insomma siamo anche in tema allenatori, sentiamo. Sentiamo Gasp dopo ieri sera. Felice il signor Gasp. Posso dire una cosa, scusa, fammi aprire una parentesi. Portare un giocatore come Brescianini all'Atalanta, grosso sgarbo ai tifosi bergamaschi. È vero. Grosso sgarbo. Posso dire, non si fa questa cosa. A questo punto ci aspettiamo un Bergamotti a Brescia. Scusate, allora chiedo a tutti. Se arrivasse alla Roma un Lazialotti, Gianni Lazialotti, cognome che non esiste, mi auguro. Sareste contenti? Gianni Lazialotti. Io no. Te posso dire, se arriva e mi fa una doppietta. Se mi fa vincere lo scudetto, Vince che me frega.
me ne fa fregare di meno, se fa pure chiamare Lazio, se me ne fa vincere lo scudetto. Oh, c'è Francesco Bergamotti, centrocampista. Ah, Bergamotti, sì, sì, certo. Ah, vedi, 93, mandamolo a Brescia. A Brescia. Per fare beh, per compensare, per compensare, eh. Valizzi. Ho visto anche un video molto, molto interessante di Fabio Carezza, no? Che ieri a caldo ha commentato tutto questo. I partiti della 3%, Beppe! Dybala resta! Dybala non va più via! Paolo! Dybala 1-0, Beppe! Ringrazio la regia perché ha mandato esattamente l'audio di questo video. Poi ha aggiunto Carezza facendo un discorso un pochino più ampio rispetto a questo. Sì, diciamo che ha argomentato. Incipit, diciamo. Valizzi. Vai, leggilo tu, bocca bella, Valentina. Avevo in sottofondo TRS con Danilo. Mi sono commosso e sono saltato dal divano. Ho spammato tutti i miei amici e tutte le chat possibili. Poi ho seguito tutti i vostri interventi. Anzi, tutti gli interventi, compresi i vostri. Ma ragazzi, noi possiamo rivivere. Grazie. Grazie. All'ingegno anche di Vince Canzonieri. Possiamo rivivere. Abbiamo proprio il momento in cui Fiorani ha accolto la notizia della permanenza di Dybala. Sentiamo l'entusiasmo di Fiorani. Resta a Roma. Sì? Dybala resta a Roma. A ragazzo piagne. Sì. A ragazzo emozionato. Dybala resta a Roma. Sì, quindi... è il momento più emozionante da quando faccio radio. Dybala resta a Roma. Sì, in ottime condizioni. Fiorani, sono di pessime proprio. Ci sembra che... in ottime condizioni. Mamma mia, mamma. Ha messo la base. Sì, sì. Fantastico, grande Vince. Ragazzi, abbiamo rivissuto il momento dell'annuncio. Insomma, il momento dell'annuncio. Non sto a capire niente. Valizzi. Va bene. Ieri, scusatemi, la Fiorentina giocava in casa? Sì, 3-3. Dietro aveva dei trattori. 2-0. Sì, sì, stanno 3-2 e l'89esimo beffa 3-3. Sì. Non benissimo, insomma. No. Fare 3-3 in casa con la Puskas Accademia. Oggettivamente non benissimo la Fiorentina e Palladino. Però sai, le adoro nuovo. Scusami, perdonami. Tanto in conference! Siamo buoni tutti! No, il pannello. Guarda che ha fatto. Guarda che ha fatto. No, il pannello! No. Aspetta. Ma questo ogni volta che si muove fa crollare lo studio questo, ragazzi. Attento che se non si tiene bene il piede ti finisce in testa. Quel pannello sta in piedi per miracolo. Tu lo hai letteralmente. Sì, però te posso dire, a un certo punto lo cambiassero con uno che si tiene meglio. Certo. No, ma cambiamo speaker. Pure. Servono. Ma sto pannello ci serve o non ci serve? Ci serve o non ci serve? Ragazzi, io si può fare un video? Cutumaccio che cerca di mettere a posto il pannello che lui stesso ha sbragato. Scusate, è incredibile. Noto sull'ora che hanno inserito dei chiodi per tenere. Come porca troia, ragazzi. Che sta facendo? Ma che rumore è questo? È andata così, ragazzi. Il pannello ormai è ufficialmente sbragato. Arrivasse un tecnico a montarlo di nuovo. Non ne posso più di questi pannelli. Non ne posso più. Ce l'ho dietro che me incombono. Che me fanno Giacomo da dietro me fanno. Allora, se tu evitassi. Non mi posso più muovere, la mia teatralità è messa. Se tu evitassi di muovere il tuo deretano. Ho capito, ho delle chiappe grosse. Andando a contatto ripetutamente con il pannello che hai dietro di te, cioè, sarebbe meglio per tutti, no? Credetemi, lavorare in queste condizioni è difficile. È difficile. Guarda, mando una pecca a editore@teleradiostereo.eu. Si possono rimuovere definitivamente questi pannelli? Che per tanti anni non sono esistiti in questo studio. Un motivo ci sarà stato se prima dell'anno scorso. Ma sono fondamentali questi pannelli. Ho già rotto le palle. Sono fondamentali questi pannelli. Ho fatto un video nel frattempo, è tutto documentato. Va bene, Valizzi. Dottor Massimo Cincozzi, ricordiamo uno dei principali medici di base romani. Ma basta ancora con questo medico di base. Basta, il medico della mutua. Il medico della mutua, maestro. Allora, maestro, abbiamo qui in studio un epidemiologo. Riesce a dirla questa parola? Certo che riesco a dire. Vede Massimo. Io mi sono spesso confrontato con questi epidemiologi. No, epidemiologi. Perché sei confrontato con un epidemiologo? Scusi. Salvatore, aiutami a dire questa parola. Perché Alberto Sordi avrebbe dovuto contattare un epidemiologo. Epidemiologi. Per quale sono motivo? Questi epidemiologi.
Ma Massimo, dà una mano a Alberto Sordi. Non riesco a dirlo. Massimo, è troppo complicato. Come si dice, Massimo? Sentiamo. Questi mi fanno. Ascolti, sei sordi. Mi fanno confondere. Abbiamo cicozzi, senta. Maestro, epidemiologo. Ci provi? Adesso ci provo. T'ha sillabato quasi. Epidemiologo. Niente. Epidemiologo. Quasi però. Palizzi. C'è Giampaolo e vuole fare una domanda. Buonasera, volevo fare una domanda di carattere scientifico. Buonasera, professore. Buonasera. Professore. Professore. Sì, vabbè, ha capito. Professore. Professore, è chiaro, il resto. Stamattina, stamattina verso le 5 mi sono svegliato. Sì? Recato in mutande. Si prepari, Massimo. In canottiera. Me lo immagino. Mi sono recato per strada a buttare la monnezza. Ho buttato tre sacchi di monnezza. Tre sacchi enormi di monnezza. Ho incontrato un amico, Pippo il Sorcio. Sei un tubolino, due carecine, l'ho portato a casa, l'ho messo in frigorifero. Vabbè, che volevo chiedere all'epidemiologo Ciccocci, quanto dura? È possibile mangiarlo il sorcio? Se No. Mangiare un sorcio può provocare delle, delle gravi conseguenze a livello alimentare. Ma professore, se lo può. Se lo cuoce bene gli piace la carne del suo? No, ma che insegnamento. Grazie, è? Grazie professore. Oh, mamma mia. Lo faccio al forno stasera, grazie. Ragazzi, è ora di fermarsi. L'ho chiamato Strefezza. 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 Palizzi. Vi prego, potete far dire al professor Ciccozzi Palizzi. No, ma pure nessun sao tra un po'. Prego Massimo, vai. Cosa? Come cosa? Come cosa? Massimo! Vai dove? Ma come fai tu? Ma è difficile per decorazione. Però allora dovremmo far partire la base. Dovremmo far partire la base. Tu conosci la nostra sigla di chiusura, la sigla finale, no? Che che è Boom Like Detta di Marco. Come fa la sigla di chiusura? Adesso non è che gli ha detto. Chiediamo. Senti Massimo, devi fare Palizzi. Ma come? Palizzi. Ma io sono una vociaccia. Ma che vociaccia? Sei una vociaccia lei. C'ha idea vociaccia. Che devi di Conforti, scusami, dai. Che c'entra Conforti adesso? Che devi di Danilo Conforti, dai. Poverino. Canta con noi, Massimo. Vai. No, io ti vengo Palizzi, Jacopo Palizzi, Jacopo Palizzi, Jacopo Palizzi, 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 Palizzi. Perfetto, onestamente. Ma vuoi una... Una? Un CD? No, sì, che è un CD, sì. Sì, rimasto. Ciccozzi canta Cato Cotonardo. Il mio destino è chiuso in me. No, datemi una base. Vuoi cantare Pavarotti addirittura? Vuoi cantare? Facciamolo cantare. Scusa, per far karaoke. No, la Turandò. Ragazzi, Massimo canta la Turandò. No, la Turandò. No, Ciccozzi canta Tina Turner. No, possiamo far partire Simple Vai su Roma Capoccia, va. Roma Capoccia. Ragazzi, mettiamo a base. Va bene, karaoke Ciccozzi. No, io non so le parole. Ti metto io il testo. Allora, scusami Massimo, che richieste fai se poi non sa le parole? Scusa, ho capito. Se dai domande per Ciccozzi al karaoke di Ciccozzi. Ha deciso lui, ragazzi. Facciamo partire un Roma Capoccia. Allora, parte Roma Capoccia. Allora, ragazzi, Massimo Ciccozzi. Io tutti la cantiamo. Allora, dai. Allora, ci siamo, ragazzi. Massimo Ciccozzi canta. Roma Capoccia. Però inizi tu, Aspetta Massimo, Ok, ci siamo. Quanto sei bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone e le copiette se ne vanno via. Quanto sei bella Roma quando piove. Ma mo devo cantare. Solo Ciccozzi adesso. Quanto sei grande Roma quando è il tramonto. Bravo. Qua c'era un sacchetto. Pazzesco. Quando l'arancia rosseggia ancora mi sono perso tutto. Aspetta, ci siamo ancora in tempo. No, poi la fase avanti perché eravamo partiti benissimo. Eravamo partiti bene. Andata male. Possiamo recuperarla, vai. E le finestre, vai Massimo. Sono tanti occhi. Che te sembra? Che te sembra? Sì, pure questo va fuori. Quanto sei bella. Oggi mi sembra che il tempo si sia fermato qui. Mamma mia. Ragazzi, io lo scuserei. Scusi,
professore, non sono intonatissimo. Lei c'ha una voce meravigliosa. Ha un acuto. Andrei, acutissimo. Basta. Sì, qua bisogna spegnere tutto sperando che Venditti non ci ascolti. Grazie. Vai. Aiutami a sparire come. Come si fa, ragazzi? Io non sarò tagliani! Ci cazzo è imbarazzante! La trasmissione è una schifa! A me dispiace molto anche una che bella canzone questa. Un professionista che mi fate partire scendere che ho la radiocronaca domenica. Epidemiologo come ma che cacchio mi fate partire la scendere? Sei obbligato a cantarla in quel modo. No, non devi per forza urlarla. Ma è colpa sua che, fa, che me la che fa partire. Ma è arrivato da altre emittenti. Non me la deve far partire. Palizzi, palizzi, palizzi.